Ciao a tutti, ragazzi, allora me l'ho ripromessa che sarei stata molto più presente, vi avrei raccontato, come tanti di voi mi chiedono, un po' più delle mie giornate, però vi giuro questi giorni sono per me davvero stressanti e particolari, a parte per l'organizzazione di tante e tante cose, anche per una questione di telefono, gestire veramente le telefonate e i messaggi che stanno arrivando in questo momento è veramente, veramente complicato. Spero al più presto di poter rispondere a tutti, o perlomeno quasi a tutti. Per il resto vi dico che noi lo stiamo seguendo tanto, mi arrivano anche tanti messaggi video che mi mandate. So se mi ha fatto tante promesse, ovviamente, la persona innamorata. Molti di voi sono preoccupati, ma ragazzi, io non mi preoccupo perché per me la vita è comunque imprevedibile. Quindi vedremo, vedrò anche io come voi. Proprio vi devo dire la verità, la cosa che più mi spaventa di Sosio è vederlo arrabbiato, perché ha un carattere molto molto forte, so quando si incazza com'è, spero nessuno gli farà perdere la pazienza praticamente. Conoscerete Sosio sotto tutti i punti di vista, vedrete io con chi sto. Mi fa ridere pensare che voi lo state vedendo un po' come lo vivo io, no? Da quando si sveglia a quando va a dormire. Solo con una differenza che non ci siamo io e la piccina, non è a casa nostra, è in un'altra casa. Comunque, mi piace. Mi piace guardarlo.